Ciao gente, sono Larus e siamo qui su Crusader Kings 2 con i nostri brancaccio, con la nostra dinastia, con il nostro regno d'Inghilterra, Savoia, Aquitania e metà Irlanda, tanta roba. Il regno di tanta roba. Adesso stiamo conquistando la Desmond, la contea di Desmond, che sarebbe l'ultima parte della contea irlandese a sud-est, sud-ovest, scusate. E ce la stiamo facendo perché gli irlandesi fanno abbastanza schifo. Quindi, niente, ci riusciremo. Oltretutto, è una guerra di conquista non proprio che diventerà sotto il mio possesso, ma sotto il possesso della mia amante, ovvero il mio vassallo. Quindi, vai, questa qui. Oltretutto, ho anche avuto una figlia, che in teoria è mia figlia. Cioè, per dire. È nata da me, però il vero padre è un altro. Cioè, il vero padre è il suo marito. Aspetta. Io sono il padre, però il padre nominalmente è suo marito. Per dire, io sono stato un po' così, dai, un po' cattivello. Vabbè. In ogni caso, ce la stiamo cavando. Qua stanno sbarcando una flotta serba. Non so dove è sbarcata, però. Posso far valere delle rivendicazioni ducali di diritto. Qui chi è che sta occupando? Ah, il duca di Alta Borgogna. Ok. Tanto possiamo far valere, sì, questo che abbiamo già fatto valere come rivendicazione. Bene, ci sono delle posizioni vacanti nel consiglio anche. Mettiamo Fernando dei Lara. E ricerchiamo tecnologie culturali a Mildedsex. Ah, che bello essere inglesi. Ma sì, dai. Tu sei libero, tizio. Anche se hai complottato contro di me. Credo che hai imparato la lezione, dai. Hai imparato la lezione, sì. Tanto qui. Come sta andando l'assedio? Stiamo assediando la città di Cork. Un tipico nome irlandese. Prima abbiamo preso Duna Sid. Poi dopo dovremo prendere Cloyne. Qua in quanti arrivano? Oh, un po'. Arrivano le barche irlandesi. Ovviamente non è che sono un problema. Gli irlandesi hanno la capitale, a quanto pare. Quindi gli irlandesi fanno un po' schifo attualmente, anche hanno la capitale Atenas in Ungheria, non ha senso assolutamente, non trovo il senso, quindi sono facili da battere adesso, non possono sperare di potermi battere io che ho domini dappertutto, in Aquitania, la vecchia Savoia, poi con te prese per via di ereditarie in Aragona. Aragona sta diventando un po' potente. Potrebbe rivendicare poi i titoli lì di Albarracín e Burgos. Ci sono ancora lì di Castrobardo da Albarracín, però mi amano un po' di più questi. Io sono castigliani adesso di Castrobardo. Mi pare che prima fossero di Cuneo, quelle zone lì. Tanto qui c'è Gerusalemme in Galles, non so perché. Regno di Gerusalemme gallese. Tu vuoi sposarti con qualcuno? Ah no, spero che prendessi i voti. No, il casato di Borgogna, no, non mi va. Sì, andiamo avanti con la rivendicazione. Che adesso la rivendicazione sulla contea di Devon. Che un bene. Tanto qui continuiamo ad assediare tranquillamente. Probabilmente questa qua sarà l'ultima puntata, ve lo dico. Io voglio prendere Desmond. E poi dopo, quando si arriva tra precisamente 22 anni, anzi adesso 21, al 1444, la serie finirà qui. Boom, via, finita. Piaciuta.
E si basterà su Europa Universalis. Con stessa storia, alla fine non cambia, cambia solo il gioco. La storia va avanti. Così dal 1444 si riprende Europa Universalis e si spera di arrivare fino al 1821. Ovviamente una data un po'... è una cosa un po' improbabile. Se ci arrivo sono molto contento, per carità, però... è difficile. Mi impegno, comunque. Perché... te, tizio di Lancaster, vuoi fare una rivendicazione su qualche mio titolo? Ecco. Ah, tu stai fabbricando una rivendicazione sul mio titolo? E se io ti ammazzassi? Ah ah. Tutti parteciperanno. Dai, partecipate tutti quanti. Bene. Ancora. Ok, abbiamo preso tutte queste province qui. Ora. Oh, qua c'è un po' di tifo. Che cosa c'è qui? Sì, tifo. Epidemie. L'Inghilterra è di solito un posto avvantaggiato per le epidemie, perché di solito non è che colpiscono tanto in questa zona. Però comunque bisogna fare attenzione. Sì, qua c'è ancora una successione di vassalli problematica. L'erede è... oddio. Sì, qua c'è una successione di vassalli problematica. Sono certi territori che dovrebbero passare al Galles, altri da altre parti. Io intanto conto sulla sua morte, sulla morte del re di Francia, così i territori che devono passare ai francesi non passeranno. Poi dopo, se no pazienza, li prendo in Europa Universalis. Intanto cerchiamo qui le truppe, se ci sono. Eccole qui. Buongiorno. Andiamo ad assediare Dublino. Ah, non ci riusciamo. Allora andiamo ad assediare Auriel. Giusto per fabbricare un po' di punti. Ancora tu. Ma ti avevo detto di morire? Sì. Bello che tantissimi vogliono partecipare. Pure il Borgo Mastro di Cuneo. Tutti italiani di solito. Sì, la nobiltà italiana è molto più legata a me piuttosto che a quella inglese. Infatti avere ancora dei territori qui mi conviene abbastanza. Se non un bel problema. Non so come ce la potrei fare senza tutti quei territori in Italia, che più che altro i nobili che mi danno supporto abbastanza. Se no è un bel problema. Scusa per le reclute comunque. Te, tizia. Oh, aspetta. Qui sono sbarcati. Ah, ma ci sono i serbi. Allora facciamo che andare direttamente in Serbia e fare casini. Qui aspettiamo un attimo. Ok. Christopher dei Plantageneti vuole fare un esercito per prendere di diritto qualcosa che è suo. Piccolo regno di Gwynedd. Questo qui vuole rivendicare questo titolo, vabbè. Rivendica pure, se vuoi. Sei libero di fare quello che vuoi. Oh, qua ci sono un po' di irlandesi che sono sbucati fuori. Tu scappa un po' a nord. Ok, qua abbiamo ammazzato 400 tizi. Uh,
Vediamo un attimo l'armata, che qua ci sarà una bella battaglia grande. Probabilmente vincerà lui, però vediamo un po'. Eh sì, vince lui. Vabbè, non è che abbiamo perso così tanti punti. Non è che una grave perdita. Tanto noi andiamo a assediare la Serbia. Via. La capitale che è Raška. Raška. Loro sono ortodossi ancora. Qua continuano a sconfiggerci. Tanto tu ci stai con una pace. No, non ci stai. Allora io ti prendo tutto. Ti prendo tutto quanto. Ah, è morto il mio cortigiano. Ah no, quindi la guerra non serve più. Già che è morta la tizia per cui stavo rivendicando il tutto. Ah, qua ci sono dei contadini che si stavano un po' incazzando. Qua c'è il tizio di Lancaster che sta rivendicando il mio titolo, che adesso molto probabilmente morirà. Dai, muori, muori. Dei Plantageneti oltretutto. Ho sempre problemi con le vecchie dinastie che regnavano in un determinato posto. Tanto la mia figlia, la principessa Caterina, la faccio educare da un tizio inglese, da Duca di Bedford. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso il tizio di Lancaster. Molto bene. Però lui mi odia sempre. Vabbè, non importa. Possiamo uccidere anche te. Così in eredità passerà Johanna di York. Però no, perché così gli York diventano troppo potenti. In eredità a te passerà. Ah. No. Diventano troppo potenti se no i Clifford. Plantageneti, dai sì, stiamo lì tranquilli, passerà tutto. Dovrei anche aumentare l'autorità della corona, appena posso. Sì, il conte di Treviso, oltretutto dovrei ereditare la contea di Treviso. Molto bene. Ok, mia moglie Caterina si è lamentata delle mie frequenti assenze, però. Perciò ho deciso di comprare qualcosa di bello, avendo un po' di soldi a parte, forse dei gioielli. Diamo un braccialetto, un cameo. Gli orecchini di rubino. Vabbè. Gli orecchini, così si innamora di me. Bene. Oltretutto è ferita la mia moglie, cioè. È stata sfregiata, poverina. Mio conte Benito di Albarracin. Ma no. Apprezzo i miei vassalli. No, non gli do nessun vassallo. Poi quelli di Castrobar non mi piacciono. Poi già solo la sua faccia è troppo guerrigliera. Non mi piace. Ho tantissimi soldi, non ci ho fatto caso. Io posso dichiarare guerra ancora all'Irlanda. Oh no, si sta difendendo dai pagani, vabbè. Non posso. Non posso, non posso, non importa. Ah sì, posso dichiarare guerra però a te. Già. A te, tizio. Chi è il tuo lord? Ah già, ho mobilitato leve da qualche parte. Ah sì, qui. Giusto. Ora. Dichiariamo guerra a te. Rivendica Devon. Via. Tiriamo su un po' di tizi. Bene. Ok, questi qua potranno bastare. Poi quelli ovviamente nei domini savoiardi possiamo anche lasciare lì. Andiamo a Somerset. E mettiamoci lì.
Possiamo mettere anche qualcuno di un po' più bravo rispetto a me. Mettiamo Benito. Benito come generale è un po' qualcosa di particolare, vabbè. Ok, qui li abbiamo bloccati in Cornovaglia, non possono sopravvivere. Possiamo dividere le forze a metà. Lasciare alcuni qui. E altri qui. A distruggere gli ultimi rimanenti. Però assieme conquisteremo Devon. Ok. Stiamo qui. Tanto l'Irlanda ha una rivolta popolare. Male per loro. Bene per me. Gianfranco di Napoli. Ah, possiamo fare delle rivendicazioni su Napoli. Ah, Sacro Romano Impero anche. Anche il Regno di Francia. Posso rivendicare il Sacro Romano Impero in teoria, però ovviamente non lo faccio perché il Sacro Romano Impero mi di potrebbe distruggere. Qua ci sono altre forze della Cornovaglia. Riescono a tirare su un bel po' di uomini, quelli della Cornovaglia. Perché l'Aragona ha anche dei domini in Bretagna? Ha ereditato la Bretagna, l'Aragona. Ok, va bene. Va bene. Riesco a ereditare un po' tutti, tutto. Aspettiamo, continuiamo ad andare avanti. Tanto che prendiamo un po' di queste province. Sono al massimo di velocità. Ok, dovrei anche migliorare un po' Londra. Oh, rivolta contadina nel Connacht. Ah, tanto c'è una lizza da giostra qui. Alto bene. Invece per distruggere questi, tiriamo su un po' di tizi qua attorno. Tipo così possono bastare, dai. Passate così. No, 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 no. Così, 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 così. Ok. Prendiamo delle persone brave. Oh no, qua mi hanno distrutto. Eh sì, ero in ritirata, quindi più di tanto non potevo fare. Qua in Connacht posso tirare fuori un po' di persone. Sì, prendiamo il libro e iniziamo a studiarlo. Così si avvia l'evento dello studioso. Ok, ottengo il tratto erudito, che mi dà più erudizione, ovviamente. Ok, qua mi hanno fatto un po' fuori i paesani. Quindi facciamo che tirare su altre leve. Oh, queste qua bastano, direi. Per sicurezza poche altre. Ok, giusto per essere sicuri. Meglio sicuri che dispiaciuti. Quindi mettiamo le leve assieme e andiamo, mettiamo tutti i tizi, questi qui, i miei vassalli, che uno è 7, il duca di Munster. No, non ti do il ducato di York. Uno è il duca di Munster, l'altro il borgomastro di Grenoble e l'altro il barone di Chelsea. Cioè, una bella accoppiata. Mio nipote, a parte mia sorella, mi ha tradita. Ho sposato segretamente una dama. Mi ha tradita. No, qua c'è un errore di traduzione. Comunque, il mio nipote ha sposato un cortigiano. Ah, va bene. Hanno fortuna. Sono buono. Ok, mi pare che però non si possono sposare a meno che gli do il permesso. Quindi, in teoria non poteva, però vabbè, non importa.
riesco a prendere. Riesco a distruggere tutti questi rivoltosi. Ce la faccio? Sì. Ok. Ora spostiamoci. Oi, qua altri ribelli. Però irlandesi. Però ho vinto, in teoria, sì. Ah, sì. Qua si vogliono uccidere a vicenda, però non è che importi così tanto. Alla fine, quindi lasciamoli lì. Ho spostato i paesani in Irlanda. Finché rimangono in Irlanda, me non dà problemi, quindi stiamo così. No, stanno. Sono appena tornati. Di solito stanno nelle terre in cui. Pace bianca. Sì, facciamo pace bianca, dai. Così l'ho catturato. Ho preso poco prestigio, però. Comunque l'ho catturato. Tu chi sei? Le casato of Mayo. Ah, sei un. Sei oltretutto posseduto. A volte capitano questi tizi di casati strani. Di solito capitano perché o sono bastardi. Cioè, bastardi nel senso sono figli nati non dal legame matrimoniale. Oppure. Può capitare che a volte si. Diventano bastardi. Perché tu le chiami. Diventano di queste casate qui strane. Perché tu le hai chiamate da. In giro oppure gli hai resi nobili. Quindi, niente. Imponi richieste, non si arrende ancora. Allora, va bene, andiamo a combattere. Mettiamo. Questi tizi. Jaspert. Con Borgomastro di Piacenza e Calamocia. Duca di Munster e il conte di Albarracin, Benito. Oh, qua abbiamo perso. Vabbè, pazienza. Oh, sto facendo un po' schifo con in ste battaglie. Quindi raggruppiamoci velocemente. Ok. Quindi abbiamo un po' di tizi. Rimandiamo gli stessi generali di prima. Adesso dovremmo vincere. Sì. Io ho vinto. Ora ti arrendi? Sì. Vai così. Dovrei anche fare una rivendicazione sull'ultima contea della Cornovaglia. E ok, abbiamo preso la contea di Devon. Vai così. Bene. Oh, è scoppiato il vaiolo nell'Essex. Oh no, mi sa che ho preso il vaiolo io. Probabile. Apprezzo i miei vassalli, non voglio cambiare. Mi è morto Robin, il mio maresciallo. Adesso direi mettere Jaspert. Facciamogli addestrare le truppe. E ok. Ah, il Papa ha annullato la scomunica su un mio vassallo, va bene. Pensavo che fosse scomunicato. Beh, ho preso la polmonite, mi sa che sono arrivato alla fine della mia vita. Non riuscirò. Sì, sono morto. Ok, ho preso la contea. Qua ci sono stati vari scambi di contee. Ho in più la contea di Treviso. Adesso. La regina è Julien Brancazzo d'Inghilterra. Molto probabilmente adesso si vorranno ribellare un po' di persone. Ci sono alcuni che rivendicano. Persone. Quindi io direi ti posso uccidere. Ah no. No. Dobbiamo fare attenzione adesso.
Qua ci sono tizi che rivendicano un po' tutti, quindi facciamo un po' attenzione, teniamo le truppe non proprio pronte, però comunque dobbiamo essere coscienti del fatto che possono dichiararci guerra molto facilmente attualmente, nella situazione attuale. Quindi stiamo allerta. Sei tu, sei il mio nuovo cancelliere. Io ho due figli, Geoffrey, che lo faccio educare da un inglese, che così diventa di cultura inglese, poi dopo, magari. Accettare l'amore, sì, verso Guelph. Oh, è sbucata la Cataria nell'Erfort. Dov'è l'Erfort? Vediamo un po'. Erfort. Erfort. Vediamo qui. Ah, la Cattaria. Hanno fatto una bella crociata contro i Catari nel passato. Tutta la cultura, diciamo, occitana del sud della Francia è stata spazzata. Una crociata terribile, l'avevano fatto. Quindi facciamo dei proseliti. Era questa la provincia, sì. Tanto il capo delle spie mettiamo nel Middlesex, la nostra capitale. Perché ho paura che qualcuno possa sbucare fuori e farmi casini. Sì, andiamo avanti con la rivendicazione. Abbiamo appena rivendicato qui. Teniamo un attimo le fazioni sott'occhio. Ho sorpreso il mio giovane pupillo Giselle a torturare un topo dietro le stalle oggi. Oddio. Tu sei una bambina indemoniata. Parli della gentilezza. Della crudeltà. Vabbè, tieni il tratto crudele, un buon tratto. Poi intanto non sei nemmeno della mia dinastia. Cioè, è un pupillo. Poi il tuo genitore è il mio capo delle spie. Vabbè, sì, è meglio che lo teniamo bene. Il capo delle spie è una persona a tenere bene. Oh no, aspetta, cosa è successo qui? Ah, questo tizio qui è sotto la Francia. Ahia. Questa contea qui potrebbe passare alla Francia. Ah, mi è passata questa contea qui alla Francia per così successione, dispute di successione. Vabbè, non è un problema. La riprenderemo poi appena saremo nell'altra parte della serie, nella nuova parte. Sì, sarà il mio nuovo capo delle spie. Cambiamo, sempre con tizi migliori. Ok. Bene, il nostro dominio si estende un po' dappertutto. A proposito, questi qua di Treviso possiamo anche metterli qua su a nord. Non più lì a Treviso perché non ci servono. C'è anche il nostro maresciallo che lo lasceremo qui. Ah. Mio cugino sta fabbricando le rivendicazioni sul mio titolo. Noi lo imprigioniamo. Ah, tu che cosa hai fatto? Noi ti imprigioniamo intanto. Perché stai facendo qualcosa che non mi andava. Quindi ti lascio lì. Posso uccidere? Ti posso uccidere? No. Vabbè. Tanto vediamo. Chi è che sta. No, no. Non mi ricordo più. Chi è che sta fabbricando le vendicazioni sul mio titolo? Vabbè, non è importante. Tanto se l'hanno scoperto vuol dire che posso subito capire chi è. Quindi, senza. Ho messo come impostazione automatica che appena scopro un complotto, li fermo. Quindi, va bene. Posso arrestare un altro mio vassallo. Cosa hai fatto tu?
Vabbè, non importa. Non voglio imprigionare troppe persone perché sennò mi vedono un po' male. Quindi aspettiamo. Intanto no, mi stanno accettando abbastanza bene il mio regno. No, tutti abbastanza l'accettano. Non è che mi vogliono male. È un bene. Quindi direi che possiamo partire per la conquista della Cornovaglia. Via con la Cornovaglia. Ok, tu puoi marcire anche. E andiamo alla pugna a combattere contro i tizi incazzati. La nostra regina Julienne. E vai, va. Ah, vuole la luna, è una giusta ambizione. Però non serve ambizione, perché l'ambizione è buona solo se hai personaggi che devi controllare tu. Se li controlla, se altri personaggi hanno il tratto ambizioso non va bene. Quindi no. Ok. A me non me ne frega nulla di te. Di questo pupillo qui che non ho mai chiesto. Ora ammazziamo. E non l'abbiamo ammazzato. Partiamo qui. Ah, la contessa di Piemonte si è unita alle guerre. Vabbè. Non importa, è un evento stupido. Tanto la contessa di Piemonte è sempre mia sorella. Blanche. Ah, hanno formato il Ducato di Piemonte. Ah. Vabbè, tanto c'è sempre Ferdinando, mio cugino, che sta portando avanti la dinastia. Adesso in quanti siamo però, brancazzo? Siamo in 35 vivi. Cioè, siamo in tantissimi. Siamo troppi. I brancazzo si moltiplicano a dismisura. Sì, sono troppi i brancazzo. Bisogna dire che sono veramente tanti. Sono mille mila, sono dappertutto, sono incazzati. Fabbrico rivendicazioni sui tuoi titoli. E ok, qui possiamo anche togliere questa armata. E conquistare quest'ultima provincia. Tanto qui Gerusalemme non so perché. C'è il regno di Gerusalemme, che in realtà è in Galles. Molto probabilmente è un ducato, è un, anzi, un regno nominale, quindi non so, oltretutto è di Plantageneti. Boh, i Plantageneti, re di Gerusalemme, a caso. Ah. Se siamo cattolici, i nostri amici sono cattolici, perché li combattiamo? Combatto chi voglio. Quindi prendo il tratto superbo, a me non importa. Intanto la Francia è un po' incasinata. Ci sono delle guerre, crisi successiva francese, qua si è arreso. Ci arrendiamo, accettiamo noi. Bene. Possiamo istituire nuovi titoli. Ducato di Cornovaglia. Direi di no. Perché dovrei istituire il Ducato di Cornovaglia? No, non lo istituisco. Tanto posso dichiarare guerra al tuo signore. Posso rivendicare la Francia? Per vari tizi. Ah. No, in realtà io volevo solo prendere questa provincia qui. Io posso dichiarare guerra alla Francia, una guerra facilissima che posso vincere abbastanza facilmente. Perché praticamente la Francia è in guerra, oltre a quello. Poi oltretutto
devono sbarcare in Inghilterra se vogliono vincere, quindi. Oltretutto sono miei alleati. Aspettate. No, non sono miei alleati, quindi posso dichiarargli guerra tranquillamente. Rivendicazione di diritto su questa, su questo pezzo di terra. Stiamo qui. E non faremo nient'altro. Aspetteremo, prenderemo tutto quanto. Oh, però qui ci sono un po' di paesani. I paesani mi danno troppo fastidio a me. Troppo. Sbucano sempre. Poi in Europa Universalis non sapete quante rivolte di paesani ci sono. Poi è stato un periodo in cui ce n'erano di rivolte di paesani. Tipo nel Sacro Romano Impero c'è stata una grandissima. Ah, il caso sbaglio non è più valido. Ah, perché è cambiato. Adesso è Geoffrey, re di Francia. Vabbè, non importa. Geoffrey però è nostro alleato. Quindi non combatterò contro di lui. Sto abbastanza tranquillo. Ah, vogliono uccidersi a vicenda i vassalli. A me non importa, sinceramente. Io posso imporre tue richieste. Ah, qua sono. Hanno fatto un'altra rivolta contadina. Però qua stava passando un esercito per di qui. Quindi hanno fatto la battaglia dalla parte mia. Oh, che bravi. Chi è che l'ha imprigionato? Ah, l'hanno imprigionato. Appena imprigionato si vince. Molto bene. Però il titolo è il Regno di Cornovaglia. Intanto stai nelle segrete, ti ho appena preso. Contea di Cornovaglia. Anzi, no, regno. Contea o regno? Contea. No, 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 no. Stiamo così, va. La Croazia è diventata bella potente. Prima aveva un po' territorio un po' dappertutto. Oi. E l'ordine teutonico non regna più qui. E i Timuridi? I Timuridi un po' distrutti. Sì, che il cavaliere Errante si è liberato, guadagniamo pietà. Poi i Timuridi stanno avendo un po' di problemi. Ah beh, non è che mi cambia tanto. Però qua c'era l'ordine teutonico, adesso non c'è più nulla. Ah vabbè, mi dispiace. Qua c'è. No, qua c'è ancora qualcosa. No, qua è Sacro Romano Impero in teoria. Sacro Romano Impero lì. Va bene. Ok. Dove sono le leve dei vassalli mobilitate troppo a lungo? Vabbè, questi qua sono ancora arrabbiati, ma non importa. Ah, crociata per la Grecia. Ma sì, partecipiamo alla crociata. Vai così. Partecipiamo a questa bella crociata, che così prendiamo magari anche la Grecia. Ovviamente la Grecia non me la terrò io, ma farò uno stato pupazzetto, non so come chiamarlo. E metterò un brancazzo, se riuscirò sempre a prenderla. E vincere tutto quanto, vincere la crociata. Quindi. Credo che possano bastare tutti questi tizi. Invece questi qua di Treviso li posso mandare direttamente. La Grecia, aspetta. Però. Ok, al momento c'è il Sacro Romano Impero che è mia cugina. Poi dopo il mio vassallo di Canterbury. Contro i Bari. Sultanato Bahari. O Batizio Caiori. Va bene, iniziamo a muoverci. Questa crociata qui la vinceremo. Di sicuro, perché. Dai, siamo in tantissimi. Guardate. Mi cagherei sotto se fossi un infedele.
Ok, possiamo imbarcare tutte queste navi. Ah no, aspetta, ce ne sono un po' troppi. Direi di tirare fuori questi. Via, ok. E possiamo partire per Bahari. Qui. Anzi, con queste truppe prenderemo la Sicilia. E invece con queste truppe qui prenderemo la Grecia in sé. Via. Partiamo. Ho altre rivolte, contadine. Troppe. Tanto qui si stanno ribellando sempre contro il re di Francia. Ah, possiamo anche educare il nostro figlio. Lo faccio educare sempre da un inglese. Mai da un franco, perché adesso siamo. Dobbiamo diventare inglesi. Tanto le mie navi dove sono? Ah, eccole qui. Facciamoli sbarcare qui. Direi di fare un assalto appena. Posso. Ok. Stiamo perdendo l'assalto. Ah no, sono arrivati i Sacro Romani Imperiali che però se ne sono subito andati. Mi hanno abbandonato. Oh no, ho perso praticamente tutte le truppe per un assalto. Mi sa che qui la contea la prende il Sacro Romano Impero. Sono piuttosto sicuro di questo. Qui c'è una grandissima battaglia. Mi ho preso lo Sceicco di Aleppo. Sì, che no, adeguate. No, mettiamo nelle segrete. Ok. Sì, ci stiamo vincendo. Molto facilmente. Ok. Bene. Qui stanno sbarcando, ma li ammazziamo tutti. Molto bene. Sultanato Bari è solo. Ah, anche qui. Ah, bene. È bello grande il sultanato, va. Tanto dobbiamo nominare anche un nuovo cappellano di corte. Che deve fare dei proseliti poi dopo in giro. Tanto tu. Vuoi fare una pace bianca? No. E se ti ammazzassi? Perché mi dai troppo fastidio? Sì, domandiamo la scomunica, bla bla bla. Giusto così tutti ti odiano. Adesso sei contento? Ah, questa contea qua è passata sotto il mio controllo. Bene. Molto bene. Ok. Vabbè. Gente, direi che per questa puntata è tutto. Pensavo che di finirla, cioè arrivare fino al 1444, ma siamo ancora al 1435. Quindi non ce la facciamo a finirla oggi. Quindi per la prossima credo che sarà l'ultima puntata. Una puntata abbastanza veloce, credo la prossima. Quindi per questa puntata è tutto. Votate, commentate, grazie per aver visto il video. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da allora è tutto. Ciao.